Palla prometto destra Liano Rossini Ancona per il recupero della quarta giornata del campionato della Serie B, girone C, Old Wild West. In campo tra pochi secondi la Luciana Mosconi Ancona contro la Golden Gas Senigallia, quindi derby ritornato dopo 5 anni dall'ultima occasione, derby della provincia di Ancona tra Ancona e Senigallia. Si rinnova quindi la sfida tra il campanilismo tra le due formazioni. La Luciana Mosconi reduce dalla sconfitta esterna sul campo di Catanzaro, due vittorie e due sconfitte finora per la formazione dorica, che viene dalla sconfitta di Catanzaro che ha fatto seguito a quella di Bisceglie, mentre aveva iniziato nel migliore dei modi con la doppietta centrata con i successi casalingo contro Teramo e il colpo al palatricale di Chieti alla seconda giornata. La Golden Gas Senigallia ha giocato soltanto 3 partite per effetto della defezione della scorsa settimana di Lamezia, che ha reso zoppo quindi il girone C della Serie B. Senigallia che in 3 partite ha sempre vinto, esordio vincente contro Porto Sant'Elpidio, poi è andata a vincere a Catanzaro e la vittoria sul proprio campo al Palapanzini contro Teramo, che ha praticamente mantenuto l'imbattibilità della formazione allenata da coach Stefano Foglietti. Tutto pronto per la gara, si parte con il primo possesso nelle mani della Golden Gas Senigallia in maglia rossa, sostenuta a gran voce dai pubblico presente sulle gradinate del Palazzo. Subito a segno Maggiotto, quintetti formati per la Luciana Mosconi con Filippo Centanni, Simone Centanni, Casagrande, Luini e Polonara, quindi quintetto usuale per coach Marsigliani. Risponde la squadra ospite con Giacomini, Giampieri, Maggiotto, Pierantoni e Gurini. Anche per Senigallia il quintetto tradizionale rispetto alle ultime uscite. Il tiro da 3 punti di Filippo Centanni, poi il rimbalzo di Casagrande che va a subire il fallo da parte di Mirko Pierantoni. Fallo di Mirko Pierantoni, il capitano, la bandiera del Golden Gas. E tiri liberi per Riccardo Casagrande, senigallese doc, che ha per lui quindi un doppio derby, visto che la sua provenienza 2 su 2 per Riccardo Casagrande, 3-2 dopo 25 secondi di partita. Attacco di Maggiotto, contro di lui c'è Casagrande che commette il suo primo fallo, fischio anche quindi a fermare l'attacco della formazione senigallese. Rimessa laterale se ne occupa Fabio Giampieri, uno dei tanti ex di questo confronto. Giacomini, l'angolo per Gurini, si alza Gurini, il tiro lungo, rimbalzo catturato da Casagrande, corre la Luciana Mosconi, Filippo Centanni in post per Luini contro Giampieri, lo scarico fuori ancora per Filippo Centanni, il blocco di Polonara va in arretramento ancora per Polonara, il tiro da 3 punti sbaglia, rimbalzo ancora di Casagrande e va a sbagliare il suo tentativo di tiro, poi ancora sul di lui c'è un fallo e in lunetta ancora viene mandato Casagrande, c'è time out in campo richiesto dalla Golden Gas, 9 minuti alla fine del primo quarto, 3-2 Senigallia sulla Luciana Mosconi Ancona. Pronte per riprendere il gioco, si riprenderà dopo il primo time out dell'incontro richiesto da coach Foglietti dopo 59 secondi di partita, con la formazione ospite della Golden Gas avanti 3-2 per effetto della tripla realizzata da Maggiotto in apertura
e il 2 su 2 di Casagrande. Ora Casagrande di nuovo in lunetta per altri due tiri liberi. Realizzato il primo, realizza anche il secondo, 4-3, vantaggio per la Luciana Mosconi che ora va in difesa, attacco della Golden Gas con Giacomini in palleggio, il blocco di Gurini, va ancora Giacomini per la soluzione individuale di infrazione di doppio palleggio. Non è d'accordo Foglietti sulla decisione della coppia arbitrale, arbitri dell'incontro Doronin di Perugia e Silvestri di Roma. Ricordiamo, è il posticipo, il recupero della quarta giornata di campionato. Polonara per Casagrande contro Gurini, un duello tutto esperienza. Polonara fa sportellate con Maggiotto, elude il raddoppio, poi fuori per Cent'anni, palla che finisce lontanissimo dal ferro, transizione di Senigallia, Pierantoni ribalta per Maggiotto, nell'angolo Giacomini, esce su di lui Luini, ma Giacomini va in penetrazione, c'è il fallo fischiato ancora alla formazione di maglia biancorossa, fallo di Mirko Pierantoni, secondo fallo di Pierantoni dopo 1 minuto e 45 secondi di gioco. Senigallia già ha esaurito il bonus falli dopo poco meno di 2 minuti. Casagrande l'uscita alla ricezione, fermo il palleggio, esce adesso Cent'anni, su di lui ora Gurini, va Simone Cent'anni in attacco e c'è il fallo da parte del numero 6, maglia bianca o nero-verde, Simone Cent'anni, capocannoniere del girone C della serie B con 20.8 di media, reduce dai 26 punti realizzati nell'ultimo incontro di Catanzaro, che però non sono valsi alla formazione dorica i due punti. Si riprende a giocare, 4-3 Ancona, 7.48 per chiudere i conti del primo quarto. Maggiotto da lontanissimo va per la tripla, l'errore, rimbalzo di Polonara, riparte Ancona con Filippo Cent'anni, il servizio dentro per Polonara contro Pierantoni, il suo semigancio è corto, rimbalzo a rimbalzo Alessandro Luini, tocca per ultimo il pallone e ci sarà una nuova rimessa per la formazione ospite. Lo schema chiamato da Giacomini, l'uscita di Gurini, Giampieri, l'uscita ancora per Giacomini, Maggiotto, Maggiotto si arresta contro Casagrande, va per il servizio al taglio di Gurini, anticipo di Luini, 5 secondi per chiudere l'azione per la Golden Gas. La rimessa dal fondo se ne occupa Marco Giacomini, servizio fuori per Pierantoni, 5 secondi, Pierantoni sulla sirena quasi del 24, tiro forzato ma praticamente inevitabile visto che la sirena stava sopraggiungendo. Nulla di fatto ancora su questo attacco da parte della Golden Gas, 4-3 a 7 minuti dalla fine del primo quarto, si è segnato molto poco in questi primi 3 minuti, sicuramente più falli che punti. Rimessa per Simone Cent'anni, dà la palla al fratello minore Filippo, ancora Simone, penetrazione, lo scarico per Casagrande, il contatto con Giacomini, non c'è il fischio, ancora Casagrande, si alza Simone Cent'anni, altre punti e va a realizzare la sua prima tripla della serata, 7-3 per Ancona, con pazienza l'attacco dorico finalizzato dal suo bomber principale Simone Cent'anni. Gioco ora interrotto per il tavolo che ha richiamato alla sua attenzione l'arbitro, si può riprendere
6:35 alla fine del primo quarto. Gurini sotto canestro, raddoppiato, tiro cadendo all'indietro, stoppato da Alessandro Luini, poi la palla però ritorna nelle mani di Gurini e c'è il fallo di Valerio Polonara. Grande gesto atletico di Ale Gigi Luini, che è andato a sporcare la traiettoria del tiro di Gurini. Poi però la Luciana Moscone non è stata così lucida da poter catturare il pallone, ripartire in una azione offensiva. E quindi c'è stato il fallo di Polonara, ora problemi alla lenta a contatto per Gurini. Si riprende per Golden Gas, 6:27 alla fine del primo quarto. Giampieri contro Centanni, tiro cadendo in allontanamento di Giampieri, rimbalzo, errore, rimbalzo di Casagrande. Corre Ancona, Riccardo Casagrande si ferma, ragiona Centanni, Polonara in palleggio contro Pierantoni, uno contro uno di Polonara contro Pierantoni, appoggiando al vetro, va a realizzare nono punto della Luciana Mosconi, 9-3, 5:59 alla fine del primo quarto. Un buon impatto sicuramente della Luciana Mosconi al derby. Giampieri si alza da tre punti, Fabio Giampieri sbaglia, rimbalzo di Simone Centanni, il ribaltamento per Filippo Centanni da tre punti, Filippo Centanni e la tripla anche di Filippo. A Simone risponde Filippo, risultato 12-3 per Ancona a 5:23 alla fine del primo quarto. Maggiotto, arresto e tiro, poi la finta di Maggiotto per Pierantoni, sul quale va a commettere fallo giudicato antisportivo di Luini. Abbastanza evidente il fallo di Luini, che manda in lunetta Mirko Pierantoni, realizza il primo, muove il punteggio Senigallia dopo la tripla iniziale di Maggiotto, non aveva più segnato. 2-2 per Pierantoni. No, 12-5, cambio per Foglietti, va in panchina Pierantoni ed entra in campo il numero 36, Alessandro Morgillo, uno dei tre giocatori che la Luciana Mosconi conosce molto bene insieme a Ricci e a Crescenzi, per aver giocato lo scorso anno nel Bramante Pesaro, che fu avversario proprio della Luciana Mosconi nella finale playoff della Serie C Silver, che poi spianò la strada alla squadra anconetana verso la Serie B. Ha segnato proprio Morgillo il punto del 12-7. Casagrande con qualche problema trattiene il pallone in campo, poi tira da tre punti, sbaglia il rimbalzo di Maggiotto. Ora il contropiede, Morgillo per Gurini, va ad appoggiare Giacomo Gurini e la Golden Gas è rapidamente rientrata dal 12-3, ora 12-9, time out per coach Marsegliani a 4:35 alla fine del primo quarto. Entra dal time out ordinato da coach Marsigliani dopo il break di 6-0 che ha riacceso il motore della Golden Gas dal 12-3, si è passati al 12-9. La svolta anche l'ingresso di Morgillo, che ha segnato il punto del 12-7, poi ha dato un bel assist per Gurini per il -3 Golden Gas.
Simone Centanni, il servizio per Casagrande anticipato da Maggiotto e l'ultimo tocco è proprio di Casagrande. Non è d'accordo Casagrande con la scelta arbitrale, si riprende con la squadra senegalese in zona d'attacco. Giampieri, l'uscita dell'accezione di Giacomini, ancora l'uscita di Maggiotto con Casagrande che si infrange nei blocchi, l'errore di Maggiotto, rimbalzo di Baldoni che nel frattempo è entrato al posto di Alessandro Luini. Polonara, spalle a canestro, esce per Filippo Centanni, servizio per Baldoni contro Moreni, va a realizzare canestro marchio di fabbrica del capitano bianco-nero-verde, 14-9, 3-38 alla fine del primo quarto. Maggiotto contro Casagrande, spalla canestro, Maggiotto contro il giocatore senegalese, vuole il contatto, non c'è il fischio da parte dell'arbitro, la protesta di Maggiotto, si ribalta con Simone Centanni, arresto e tiro, va a realizzare canestro del 16-9 per Ancona, in arrivo gli ultimi tre minuti. Fabio Giampieri cade in area, intanto Giacomini si rialza e riceve in questo momento pick and roll con Morgillo e va a realizzare ancora due punti di pregevolissima fattura Alessandro Morgillo, 16-11 Luciana Mosconi, 2:45 per chiudere il primo capitolo di gara. Ora il fallo da parte di Giacomini su Baldoni, con il mismatch sfruttato da Baldoni, cambio per Luciana Mosconi, esce Filippo Centanni, entra in campo Sergio Maddaloni, altro senegalese, doc come Casagrande, anche Maddaloni di Senigallia, indossato per innumerevoli stagioni la casacca biancorossa. Baldoni è andato a realizzare il primo dei due liberi dopo il fallo da lui subito. 2-2 per Baldoni, 18-11 cambio per Marsigliani, esce Polonara ed entra in campo Ian Giombini. Minuti per il Baby, classe 2001, Yannick Giombini, Giacomini, penetrazione, lo scarico per Morgillo ancora, che fa malissimo alla difesa anconetana. Sesto punto per Morgillo, 18-13, ancora palla in mano, Casagrande. Baldoni lasciato solo, colpisce da tre punti, sbaglia, tiro aperto. Tiro che solitamente il capitano si prende spessissimo. Realizza, non è andata così, 2:20 alla fine del primo quarto, gol del Gassa meno 5, 18-13. Il taglio ancora di Gurini, su lui c'è Casagrande, il tiro di Gurini sbaglia, rimbalzo di Giombini in cooperazione con Maddaloni, corre Maddaloni, riceve Baldoni, Casagrande, il blocco di Baldoni, ancora Casagrande contro Morgillo, Simone Centanni in post per Baldoni. Fuori per Simone Centanni, arresto, tiro da Simone Centanni, su di lui c'è il fallo da parte di Gurini. E liberi per Simone Centanni, per Gurini è il secondo fallo. Problemi di falli per la Golden Gas in questo primo quarto con Pierantoni e Gurini, entrambi gravati di due falli. Ora il cambio per Foglietti, esce Giacomini, anche egli gravato di due falli, ed entra in campo Gabriele Crescenzi, altro giocatore reduce dalla stagione al Bramante. Centanni è andato a segnare il primo libero, sbaglia il secondo, 1-2 per Simone Centanni, 19-13, 1:45 alla fine del primo quarto. Gurini, Crescenzi,
Giampieri, su di lui Maddaloni, blocco di Morgillo, c'è il cambio, Pieri, linea di fondo, scarico per Gurini, da tre punti, sbaglia ancora Gurini, e rimbalzo di nuovo di Casagrande. Polveri bagnati in questo primo quarto per Giacomo Gurini, giocatore di grandissima esperienza. Ora zona per la Golden Gas e Simone Centanni la buca con la tripla del più 9, 22-13, ultimo minuto del primo quarto. Gurini, Crescenzi, penetra Crescenzi, c'è il fallo di Casagrande. Secondo fallo per Riccardo Casagrande, che va in, va a mandare in, in panchina. Ora Casagrande al suo posto entra Matteo Redolf, liberi per Gabriele Crescenzi. C'è prima anche un altro cambio, esce Fabio Giampieri ed entra numero 6 Matteo Ricci. Tutti e tre gli ex Bramante Pesaro in questo momento in campo. Fu una serie finale playoff di serie decisive molto intensa, con la Luciana Mosconi che lo risolse nella sfida della Baia Flaminia in gara 4. Una serie finale playoff che poi consentì alla formazione anconetana di andare al concentramento nazionale di Ferentino, vincere abbastanza in maniera larga le due partite per poi planare in Serie B. 0 su 2 di Crescenzi, intanto alla lunetta, ma rimbalzo catturato ancora dalla formazione senegalese. Crescenzi in penetrazione va a, ad accelerare e riscattarsi dopo lo 0 su 2 alla lunetta. 22 a 15 per Ancona, ultimi 45 secondi del primo quarto. Maddaloni da tre punti, sbaglia, rimbalzo è catturato da Morgillo che fa un buon tagliafuori sulla difesa, sull'attacco anconetano. Crescenzi per Ricci, Gurini, ancora Crescenzi, va per Gurini, sotto per Morgillo, Baldoni lo perde e Morgillo segna ancora. 8 punti per Morgillo, sicuramente il migliore in campo in questo primo quarto. 10 secondi per chiudere il primo quarto. Maddaloni, servito per Baldoni, sgomita Baldoni, c'è il fallo subito da Baldoni con Crescenzi colpito anche da una gomitata involontaria. Liberi per Baldoni. Si riprenderà poi con 3 secondi sul cronometro. Baldoni sbaglia il primo. Secondo errore della lunetta della serata per la Luciana Mosconi dopo l'1 su 2 di Simone Centanni. Baldoni ancora e realizza il secondo libero. 23 Luciana Mosconi, 17 Golden Gas. Gurini sulla sirena e va a realizzare di tabella per il 23-20, con il quale si chiude il primo quarto di gioco. Tutto è pronto per iniziare il secondo quarto di partita tra la Luciana Mosconi Ancona e la Golden Gas Senigallia. I primi 10 minuti sono terminati con la formazione di casa avanti 23-20. Chiuso il primo quarto dalla tripla sulla sirena di tabella da parte di Gurini. Si parte con Giombini che si incarica del tiro da tre dall'angolo, sbaglia. Quintetto con Simone Centanni, Maddaloni, Baldoni, Giombini, Redolf per Ancona, Crescenzi, Morgillo, Ricci, Matteo Ricci e Gurini. Fallo proprio subito da Gurini. E il fallo da parte di Ian Giombini. Un Ancona che aveva avuto anche 9 punti di vantaggio, ma poi la formazione ospite è stata sempre capace di rientrare anche con disinvoltura. E Morgillo ancora che va a segnare da sotto
arrivando già in doppia cifra, Alessandro Morgillo, partito dalla panchina, poi è entrato in campo con i due falli fischiati a Pierantoni, e Foglietti sta trovando linfa vitale proprio dal suo giovane lungo, e la Golden Gas ora anche la palla per mettere il naso avanti. Cambio per Marsigliani, esce Giombini ed entra, ritorna in campo Valerio Polonara. Cambio ancora per Marsigliani, cambio tra fratelli, esce Simone e rientra Filippo Centanni, si riprende con la rimessa dal fondo per Crescenzi, Gurini, il blocco di Ricci su Gurini, ancora Redolf, il contatto tra Crescenzi e Filippo Centanni, la palla che balla sul ferro ed esce, rimane in vantaggio ancora di un punto, 23-22. Mandaloni, Baldoni, palla che gira il perimetro, Mandaloni in penetrazione, scarico per Filippo Centanni, ancora la formazione anconetana contro la zona, Baldoni dalla mera distanza, palla che danza sui due ferri ed esce beffando il capitano, 23-22, un minuto e mezzo del secondo quarto. Ricci contro Polonara, sbaglia Federico Ricci, riparte ancora Polonara, Maddaloni nell'angolo per Centanni, ancora Sergio Maddaloni su lui Crescenzi, 9 secondi per chiudere, Filippo Centanni sbaglia, secondo ferro, rimbalzo ancora di Ricci, si sbaglia da una parte e dall'altra, Crescenzi contro Redolf, l'accelerazione da parte di Gabriele Crescenzi e il fallo da parte di Matteo Redolf. Primo fallo per Redolf, rimessa ancora nelle mani della Golden Gas. Matteo Ricci, incaricato di rimettere il pallone in gioco per Crescenzi, blocco di Morgillo su Filippo Centanni, ancora Morgillo dal cuore dell'area, stavolta c'è l'errore da parte di Morgillo che non continua la sua serie d'oro. Redolf dentro per Baldoni, Maddaloni dall'angolo va per fuori per Redolf, da tre punti Redolf lungo, rimbalzo è di Baldoni che riesce in qualche modo a tenere il pallone nelle mani della sua squadra, ancora un'occasione per Ancona che sta affrontando la zona, Baldoni fuori per Polonara, tiro da tre punti di Polonara, sbaglia ancora, rimbalzo ancora di Redolf, ancora un'opportunità per Luciano Mosconi, Centanni, Maddaloni va dentro per Polonara, stavolta la linea di fondo di Polonara, l'errore, il fallo antisportivo di Maddaloni. Momenti concitati con Ancona che non ha trovato le giuste contromisure contro la zona che sta un po' annebbiando le idee. Matteo Ricci è andato a realizzare il primo libero, sbaglia il secondo, 1 su 2 per Ricci, 23 pari dopo 3 minuti del secondo quarto. Crescenzi si alza da 3 punti, Crescenzi va a realizzare il più 3 per la Golden Gas. Crescenzi Morgillo trova veramente punti importanti e fondamentali, Foglietti dalla panchina, Baldoni, Redolf da tre punti, Rudy Redolf sbaglia ancora, vola in alto Morgillo ad arpionare rimbalzo, prosegue il momento di crisi anconetano contro la zona della Golden Gas. Matteo Ricci, Crescenzi contro Filippo Centanni, sotto per Gurini, va a realizzare
Gorini e c'è il time out da parte di coach Marsegliani, 6-19 alla fine del secondo quarto, Senigallia avanti 23-28. Torna in campo sul 23-28 per la formazione ospite, ancora non ha segnato nel secondo quarto, dal 23-20 con il quale si era chiuso i primi 10 minuti. La Luciana Mosconi è ancora a secco nel secondo parziale, complice anche una difesa zona che sta imbavagliando in maniera importante l'attacco dorico. Ci riprova la Luciana Mosconi, Redolph, Baldoni, ancora Redolph, Polonara, uno contro uno con Morgillo, scarico fuori per Redolph, ma Rudy Redolph ad appoggiare contro Morgillo che dalle leve lunghissime è costretto Redolph ad alzare la parabola, forse c'era anche un contatto, non è così, si prosegue e c'è invece il fallo fischiato dall'altra parte a Simone Centanni, secondo fallo anche per lui, e pronto Marsigliani con un doppio cambio, escono Redolph e Baldoni e rientra Alleluini e fa il suo esordio in campo Lorenzo Paiola. No, però l'arbitro non lo permette perché si appella a un cavillo regolamentare. Non consentito. Per coach Marsigliani, ora il cambio si può, pantomimia arbitrale, ma comunque il regolamento in questi casi parla chiaro. 23-28 si riprende con Senigallia in rimessa in zona d'attacco, Crescenzi fuori per Gurini, si alza da 3 punti Gurini, sbaglia e il rimbalzo è catturato Filippo Centanni, Polonara, Luini, da 3 punti Simone Centanni, sbaglia Simone Centanni, rimbalzo lungo catturato adesso da Paiola, riparte ancora con Valerio Polonara, va nel ginepraio della difesa senigallese, va a subire il fallo, andrà il Lunetta con 2 liberi, fa fallo per Ricci e esce Giacomo Gurini e rientra Maggiotto, liberi per Valerio Polonara, danza, gira sul ferro ed esce, 0-2, rimane a 23 la formazione anconetana dopo l'errore duplice dalla linea della carità di Valerio Polonara. Maggiotto fermato fallosamente stavolta da Lorenzo Paiola. Ancona ha il bonus e adesso in lunetta ci va Maggiotto, sbaglia il primo. Alla ripresa mancheranno 5-16, 0-2.
per Maggiotto, riparte ancora Filippo Centanni, ancora contro la zona Paiola per Luini, il taglio di Polanara e un'azione convincente di Ancona che riesce a eludere dopo un'eternità la difesa a zona della Golden Gas, in attacco con 3 punti di vantaggio. Maggiotto, Crescenzi, il blocco di Morgillo, ancora Crescenzi, chiude il palleggio, deve cercare il passaggio, rischia, la palla arriva a Maggiotto, 2 secondi per chiudere, Maggiotto contro Paiola e il tiro della Speranza non è fortunato, cambio per Senigallia, esce Crescenzi e rientra Giacomini. Andati 5 minuti e mezzo del secondo quarto, meno 3 per Luciano Mosconi, palla in mano, Paiola, Polonara, fuori ancora per Centanni, arresto e tiro di Centanni e va a subire fallo da parte di Matteo Ricci. Seconda azione consecutiva dove sembra che Ancona abbia trovato le giuste contromisure alla difesa zona, prima il taglio vincente di Polonara, adesso la penetrazione di Simone Centanni, fermata fallosamente, liberi per Ancona e sbaglia Centanni. Il primo libero, realizza il secondo, 1-2 per la formazione dorica, 26-28 per Senigallia, 4 minuti alla fine del secondo quarto. Matteo Ricci attende l'uscita di Giacomini, eccolo, su di lui Paiola, lo tiene bene Paiola, poi c'è il cambio, ancora Giacomini contro Luini, adesso Ricci, l'errore, rimbalzo è di Simone Centanni, transizione di Ancona, Polonara nel cuore dell'area per Luini, palla che arriva fuori a Paiola, anticipato da Matteo Ricci, errore della difesa anconetana, Giacomini nell'angolo solissimo e va a realizzare la tripla del più 5 per Marco Giacomini, 26-31, palla che sfugge a Filippo Centanni, palla persa per la Luciano Mosconi, mentre Foglietti va per il cambio, panchina per Ricci e rientra il capitan Pierantoni che riassapora il campo dopo i 2 falli del primo quarto. Arresto e tiro di Giacomini, rimbalzo di Luini che non tiene il pallone in campo. E cambio adesso per la Luciana Mosconi, rientra in campo Ricky Casagrande, anche lui gravato di 2 falli nel inizio del secondo quarto. Morgillo, raddoppio di Paiola su Pierantoni, palla che va poi nelle mani casualmente anche di Giacomini, 4 secondi per tirare, scivola Giacomini e il ferro lo aiuta, stavolta fortunato Giacomini, praticamente cadendo a terra ha lasciato andare una preghiera ascoltata. Centanni sbaglia il balzo di Morgillo che domina letteralmente in campo in questo momento il lungo napoletano, lo scorso anno doppio tesseramento con Branante, Buelle e Pesaro. Morgillo, Giacomini, 26-33, massimo vantaggio per la Golden Gas, ora Giacomini va in a sbagliare, Paiola, Simone Centanni, la penetrazione va a depositare, soluzione individuale vincente da parte di Simone Centanni, 28-33, ancora sotto di 5. Giampieri,
battuto Paiola, va dentro Giampieri, alza la parabola, sbaglia, rimbalzo di Polonara, vuole il fallo Giampieri. Paiola si alza da tre punti, Paiola a sbagliare e non di poco, ma rimbalzo di Casagrande che sbaglia anche lui, sacro degli errori in questa parte finale del secondo quarto. Un minuto e mezzo per andare a rifiatare un po' negli spogliatoi. 28-23, 28-33 per la Golden Gas. Un vantaggio frutto del break propiziato proprio a inizio del secondo quarto. Casagrande, palla intercettata da Giacomini, poi Filippo Centanni nell'angolo, Paiola da tre punti, il marchio da parte di Lorenzo Paiola. Fiducia in punti importanti anche per il paio bianco-nero-verde. 31-33, 54 secondi all'intervallo. Pierantoni schiacciato a terra per Morgillo, contro Polonara, ancora Morgillo, mano sinistra, un canestro di grandissima levatura di Morgillo che continua veramente a dettare legge. Polonara, Filippo Centanni, nel cuore per Polonara, fuori per Casagrande, raddoppiato, ancora Filippo, arresto tiro da tre punti, Filippo, palla che va direttamente sul tabellone. 31-35, la panchina della Golden Gas ordina di effettuare un tiro, può andare fino al termine, praticamente c'è la coincidenza con il cronometro del 24. Giacomini in penetrazione, va a saltare come Birilli i difensori ancronettani, poi c'è l'infrazione di passi di Filippo Centanni e il time out di Foglietti che vuole disegnare l'ultimo attacco. 2 secondi alla fine del secondo quarto, Senigallia avanti 37-31. Pronti a vivere questi ultimi 2 secondi del secondo quarto, Senigallia meglio nel secondo periodo, 37-31, aveva chiuso ancora avanti 23-20, la zona, Morgillo, Giacomini, fattori importanti per la Golden Gas in attacco ora con Pierantoni, la tiro sulla sirena, finisce qua il secondo quarto, 31-37 per la Golden Gas Senigallia sulla Luciana Mosconi ancora. Tutto pronto per il terzo quarto, il secondo tempo della partita tra la Luciana Mosconi e la Golden Gas Senigallia, valevole per il recupero della quarta giornata del campionato di Serie B Old Wild West Girone C. I primi 20 minuti sono terminati con gli ospiti avanti 37-31 dopo il 23-20 con il quale la Luciana Mosconi aveva chiuso il primo quarto in vantaggio. Si riparte con Senigallia in attacco e c'è subito il fallo in attacco da parte di Morgillo, 12 punti per lui nel primo tempo, senza ombra di dubbio il migliore in campo. Ha finito veramente anche molto bene anche Giacomini nelle file senigallesi. Fallo in attacco per Senigallia, prima attacco del secondo tempo per ancora con Baldoni che è andato a finalizzare un dai e vai con Polonara, eludendo la difesa zona di Senigallia che soprattutto a inizio del secondo quarto ha messo e non poco in difficoltà gli attacchi
Anconetani, Giacomini sotto per Gurini, un missile terra-aria che Gurini non può intercettare. Palla persa per l'attacco senegalese e Ancona va in nuovamente in attacco con Simone Centanni, Baldoni, ribalta per Filippo Centanni, ancora Baldoni, Polonara, Casagrande, Polonara, circola la palla, va Simone Centanni, Ferro poi si inerpica nella struttura, un buon attacco per i dorici con la giuste contromisure trovate per attaccare la zona della Golden Gas. Ora in attacco Giacomini, Gurini da tre punti, Gurini con dedica al suo pubblico, 40-33 per la Golden Gas. Centanni da tre punti, risponde il bomber del girone C, risponde subito, ancora meno 4, 36-40, attacca Senigallia, Pierantoni, Giampieri, palla sporcata da Simone Centanni, 9 secondi per chiudere, Gurini e il fallo di Casagrande che allaccia Giampieri e c'è anche il fallo tecnico. Fallo tecnico a Casagrande, attenzione, se così fosse sarebbe il terzo e quarto fallo per Casagrande. Vediamo le decisioni dell'arbitro, sì, terzo o quarto fallo per Casagrande, bruttissima notizia per Ancona, con Casagrande che aveva commesso il fallo. Sinceramente non ci sono sembrate meritevoli di tecnico le proteste. Adesso c'è Marsigliani che va a protestare con l'arbitro con un faccia a faccia. 41 Senigallia, 36 per Ancona, Pierantoni va a sbagliare, rimbalzo e catturato ancora da Senigallia, più lucido Matteo Ricci. Giacomini fuori per dietro per Morgillo, c'è la palla persa, buon per Ancona che la Golden Gas non è riuscita a capitalizzare il fallo tecnico fischiato a Riccardo Casagrande. Baldoni, più di Baldoni, realizza il capitano, rientrato in campo subito con 4 punti che mantengono in scia la formazione anconetana, sotto di 3 punti, 38 per chi difende, 41 per chi attacca. Fallo fischiato a Maddaloni subito da Giacomo Gurini, 38-41 per la squadra ancora in attacco. Gurini, rimessa per Pierantoni che non riesce a tenere il pallone, Baldoni glielo sporca, ancora rimessa per la Golden Gas. Gurini, Morgillo, Ceverici, cabina di regia, il blocco di Morgillo su Centanni, Pierantoni dall'angolo, secondo Ferro, rimbalzo di Simone Centanni, Ancona ritorna in attacco, Simone Centanni in accelerazione, Baldoni, il ribaltamento per Filippo Centanni, arresto e tiro di Filippo Centanni, sbaglia poi il fallo di Baldoni su Giacomini, che è rovinato sul playmaker di Foglietti. Ancora più 3 per la Golden Gas, 38-41.
palla in mano per Giacomini, in palleggio contro Filippo Centanni, dentro per Gurini, poi è anche un po' sfortunata la difesa anconetana, c'è stato l'intercetto di Maddaloni, palla che ha toccato Polonara e è andato a sul fondo. Riparte Senigallia, Gurini, Giacomini contro Filippo Centanni, sotto per Pierantoni e c'è il canestro del capitano del più 5 per la Luciano Mosconi. Baldoni da 3 punti, Baldoni! Lo avevamo sottolineato, il suo ottimo inizio di secondo tempo conferma. 7 punti di Baldoni in questo terzo quarto, 41 Ancona, 43 Senigallia. Giacomini per Gurini, si alzano 3 punti Gurini, lungo rimbalzo è di Pierantoni che lotta e va ancora a realizzare. Attenzione, si accende il capitano biancorosso, 41-45. Baldoni va a cozzare contro Ricci, perde il pallone, Baldoni va Giacomini in penetrazione, sbaglia, rimbalzo proprio di Baldoni, fischio e c'è il fallo di Pierantoni. E c'è il time out in campo, 41-45 Golden Gas, 5-43 alla fine del terzo quarto. Il time out a 5.43 alla fine del terzo quarto, la Golden Gas è sempre avanti di 4 punti, 45-41, dopo il fallo a rimbalzo in attacco commesso da Mirko Pierantoni, autore di 4 punti consecutivi che mantengono Senigallia avanti. Maddaloni, Redolf, Baldoni, Maddaloni penetra, ribalta per Polonara, va a sbagliare sul primo ferro, rilotta, rimbalzo Lorenzo Baldoni, sicuramente l'uomo in più in questo inizio di ripresa. Terzo fallo per Giacomini. Senigallia aggravata con i falli di Pierantoni e Giacomini, arrivati entrambi a quota 3. Dall'altra parte ci sono le 4 penalità di Casagrande. Ancora in attacco Redolf, ferma il palleggio Maddaloni, ancora Redolf dall'angolo, Redolf va a realizzare la tripla del meno 1. Canestro importante per Rudy, 44-45, 5 minuti esatti alla fine del terzo quarto. Redolf tocca, intercetta il passaggio. Rimessa per Senigallia. Gurini con il fallo fischiato a Redolf prima che Gurini iniziasse il tiro. Bonus, quindi c'è il tiro libero. Liberi per Giacomo Gurini. Realizza il primo.
44-46, 44-47 dopo il 2 su 2 del giocatore pesarese lo scorso anno in forza Recanati. Maddaloni per Baldoni nell'angolo, affrontato da Ricci, uno contro uno di Baldoni, fuori Redolf e c'è il fallo lontano dalla palla da parte di Ricci. Secondo fallo per Federico Ricci, rimessa per la Luciana Mosconi. Palla nelle mani di Maddaloni, fuori per Redolf, ancora Maddaloni. Palleggio del giocatore senegalese, Polonara in punta, Redolf. 4 secondi per chiudere, ci prova Polonara, l'errore, rimbalzo di Gurini. Arresto per Ricci, ragione adesso Senigallia, sempre 3 punti di vantaggio, Giacomini, fuori per Ricci. Redolf contro Gurini, fallo, questo non c'era, questo ne avevo inventato. Terzo fallo da parte di Redolf, sembrava veramente un contatto pulito quello tra Gurini e Redolf. Lunetta per Giacomo Gurini, realizza il primo. Ancora 2 su 2 per Gurini, che dalla lunetta porta la Golden Gas avanti di 5 lunghezze a 4-10. Maddaloni, Redolf, Baldoni, dalla mera distanza ancora Baldoni, pronto a colpire e a tenere in vita la Luciana Mosconi, sempre a -3, sempre attaccata con i denti e con la classe del capitano. Gurini da 3 punti, doppio bacio ai suoi tifosi, attenzione a Giacomo Gurini che se si innesca può essere veramente pericolosissimo. 7 punti di fila di Gurini tra il 4 su 4 ai liberi e la tripla del più 6 per Senigallia, che ora ha fermato fallosamente l'attacco anconetano. Centanni ai liberi, realizza il primo. Due su due anche per lui, 48 Ancona, 52 Senigallia, 3-34 per chiudere i conti del terzo quarto. Giacomini per Gurini, fallo in attacco di Gurini, che si è liberato di Centanni. Abbraccio cordiale tra i due. Cambio per Luciana Mosconi, esce Valerio Polonara e rientra Ale Luini. 3-27 alla fine del terzo quarto. Palleggio insistito di Maddaloni, consegnato per Centanni, blocco di Baldoni, ancora Centanni, si chiude bene la difesa senegalese. Maddaloni da 2 punti, sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Morgillo. Senegal in attacco, ultimi 3 minuti del terzo quarto. Giacomini, il fallo di Maddaloni che ferma l'attacco senegalese. Cambio per Foglietti, rientra Andrea Maggiotto in panchina per Federico Ricci. E liberi adesso per Giacomini. Corto il primo per Marco Giacomini. Zero su due per il playmaker pesarese. Ancora -4, palle in mano. Baldoni consegna per Maddaloni. Luini
ancora un consegnato, stavolta Centanni, si alza da tre punti, Simone Centanni, lungo rimbalzo di Baldoni che dà palla fuori rischiando moltissimo per Simone Centanni, blocca il palleggio, dentro per Baldoni, il tiro cadendo all'indietro, l'errore del capitano, rimbalzo di Morgillo, errore importante per Ancona che poteva arrivare a meno 2, invece rimane con la distanza raddoppiata, meno 4, 48-52. Giacobini, fallo di Luini, blocco irregolare per Alluini, 2 minuti e 13 e ancora lunetta per Senigallia, ancora liberi segnati da Giacomo Gurini, una vera e propria sentenza dalla linea della carità, 2 su 2 ancora e Senigallia è a più 6, la stessa distanza con la quale si era andata all'intervallo. Cambio per Foglietti, esce Matteo Ricci, rientra in campo Fabio Giampieri. Ultimi 2 minuti del terzo quarto, Centanni, l'uscita Ricciolo sotto per Baldoni, fa sportellate con Morgillo, non è fortunato adesso Baldoni, l'errore Ancona e Senigallia ancora in attacco con Morgillo che torna a ruggire dopo un eccezionale primo tempo, fallo di Baldoni. E ancora lunetta per la Golden Gas, stavolta toccherà a Andrea Maggiotto, realizza Maggiotto il primo libero, 48-54, 2 su 2, 48-55, cambio per la Luciana Mosconi con Simone Centanni che è andato in panchina sostituito dal suo fratello Filippo, ora palleggio Redolf, lavora sul blocco di Ovaldoni, Redolf, palla che sbatte sul tabellone, ritorna nelle mani di Luini, ancora un'occasione per la Luciana Mosconi, Filippo Centanni contro Giampieri, in isolamento Filippo Centanni fa in frazione di 24 secondi la sirena non ha fischiato ma l'arbitro ha sanzionato la fine dei 24. Redolf, bel anticipo in difesa su Maggiotto, corre Luciano Mosconi dopo recupero in difesa, Redolf per Maddaloni, Maddaloni sul blocco di Baldoni contro Gurini, si ferma ancora per Redolf in posizione centrale, va in penetrazione Matteo Redolf, fallo in attacco per Matteo Redolf che è per lui il quarto fallo. E non riesce ancora a ricucire di nuovo lo svantaggio, rimangono 8 i punti di vantaggio della Golden Gas, ultimi 45 secondi, 48 ancora, 56 Senigallia, Giampieri contro Maddaloni, ancora Giampieri, fuori per Gurini, da tre punti sbaglia, rimbalzo di Maddaloni, tocca per Baldoni, buon per Ancona che può chiudere Luini, Filippo Centanni, Baldoni, palla che gira nel perimetro, ancora Redolf, va dentro Redolf, stavolta è libera la strada, Rudi segna almeno 6, 10 secondi per chiudere il terzo quarto, Giacomini
contro Baldoni, va Giacomini e il fallo di Redolf speso su Gurini, quinto fallo di Redolf che abbandona la compagnia. Arrabbiato Redolf per il quinto fallo commesso, quinto fallo piuttosto sacrosanto che manda in lunetta Gurini, realizza ancora la lunetta amica del Golden Gas nel terzo quarto. 58 Senigallia, 50 Ancona, finisce il terzo quarto di gara con la Luciana Mosconi sotto di 8 punti. Tutto pronto per l'ultimo capitolo di gara del recupero della quarta giornata del campionato di Serie B, Girone C, tra la Luciana Mosconi Ancona e la Golden Gas Senigallia, 58-50 per la formazione ospite che ha mantenuto praticamente inalterata il vantaggio che aveva all'intervallo. Ancora in attacco Simone Centanni, sotto per Luini che non riesce a tenere vivo il pallone dopo il servizio di Simone Centanni sulla linea di fondo. Palla persa per Ancona, la legge del freccione ha premiato la formazione di Foglietti che è ora in attacco con Gurini. Maggiotto per Giacomini, Giampieri sotto per Morgillo, raddoppiato, costretto ad uscire ancora Giampieri, corto il suo tiro sulla sirena, buona la difesa di Ancona con Marsigliani che ora rischia e anche giustamente Casagrande gravato di 4 falli, ricordiamo Ancona ha perso Matteo Redolf per falli sul finire del terzo quarto, un Redolf positivo. Se ne sono dati 55 secondi del quarto periodo. Casagrande, Filippo Centanni, Simone Centanni, il fallo su di lui da parte di Fabio Giampieri. Scusa Giampieri con Simone Centanni, compagni di squadra nella Stamura, l'ultima Stamura in Serie B nel 2012. Riparte ancora Casagrande in palleggio, l'uscita di Centanni, sistema i piedi, va a realizzare. Canestro importante per Simone Centanni. 2 punti, 52-58. Per Senigallia, meno 6, taglio di Gurini e anche Casagrande è costretto a lasciare il campo. Quinto fallo di Casagrande. Cambio per la Luciana Mosconi, esce Casagrande, rientra Maddaloni, dall'altra parte doppio cambio, Morgillo e Giampieri vanno in panchina, Maggiotto e Pierantoni sono di nuovo in campo, liberi per Gurini. Sono di nuovo 8 i punti di vantaggio da parte della Golden Gas, 60-52 per gli ospiti, che ora in difesa ancora ha perso sia Redolf che Casagrande per falli. Forse un po' di nervosismo anche per i dorici, Filippo Centanni, l'errore, rimbalzo di Pierantoni, sta aumentando l'inerzia nelle mani senigallesi, Marsigliani chiede time out per cercare di trovare energie necessarie per non mollare, Gurini sbaglia, rimbalzo di Maddaloni
sulla spizzicata di Polonara, ancora in attacco Maddaloni, fuori per Polonara, la virata di Polonara, palla toccata da Pierantoni, rimessa in Ancona, ma prima ci sarà il time out. 52-60 per Senigallia, 7-45 alla fine del match. Ritorna in campo dopo il time out voluto da coach Marsigliani, che sta vedendo veramente il pericolo di una Golden Gas avanti di 8 punti, ma adesso al coach anconetano mancano anche le frecce al suo arco, con Casagrande uscito per 5 falli. Il taglio di Simone Centani, il tiro, rimbalzo di Polonara che va a realizzare il canestro del meno 6, 54-60. Deve crederci ovviamente la Luciana Mosconi, perché la Golden Gas è veramente a una a portata. Importanti questi possessi che lanceranno poi il gran finale. Maggiotto, 3 secondi sulla sirena, il canestro di Andrea Maggiotto, praticamente a un secondo dalla fine dei 24. Ancora più 8, Simone Centani, Maddaloni contro Maggiotto, va Maddaloni, va in penetrazione vincente per Sergio Maddaloni. ...5-6-6-2... ...6-43 Giacomini, fallo di Filippo Centani, primo fallo di Filippo Centani, che va a fermare l'azione avversaria. Arbitro che parla sia con Baldoni che Gurini, si riprende Giacomini da 8 metri abbondanti, palla sul secondo ferro, poi va a sbattere sulla struttura, Gurini rimane a terra nell'area di attacco da parte della Golden Gas, colpito da Baldoni. L'arbitro ora ferma il gioco. Per Giacomo Gurini. Cure sanitarie per lui, dovrà quindi abbandonare il campo. Colpito alla nuca in fase di rimbalzo Giacomo Gurini. Applausi per l'esperto giocatore pesarese. Non viene fatto uscire Gurini, anzi sì, ovviamente il regolamento lo impone. Rientra Fabio Giampieri, panchina per Gurini, 6-28 alla fine del match. Ancona è sotto di 6 punti, 56-62. Maddaloni, l'uscita dai blocchi, la ricezione, lo stesso fa Centani. Polonara contro Pierantoni, spalla canestro di Polonara, mano destra a realizzare il canestro del meno 4 per Valerio Polonara contro Pierantoni, due marpioni che si conoscono benissimo. Giampieri, Maggiotto, esce su di lui Baldoni, Ricci da 3 punti, sbaglia rimbalzo di Maddaloni, ma il fallo è di Pierantoni.
Così è, e per Pier Antoni è il quarto fallo. Iniziano a salire i colpi su entrambi gli schieramenti. 5-56, ancora meno 4 palle in mano. Filippo Centanni, l'uscita di Simone Centanni, Baldoni contro Maggiotto. Baldoni contro Maggiotto, il fallo di Maggiotto con Baldoni che sfrutta la sua maggiore fisicità. Primo fallo per Andrea Maggiotto. Tre i falli della Golden Gas in questo quarto periodo, due della Luciana Mosconi, squadra ancora lontani dal bonus. Filippo Centanni in palleggio, chiama il blocco di Polonara. Filippo Centanni da tre punti, sbaglia il rimbalzo di Giampieri. Sbagliato un tiro importante per dare a meno uno. Dall'altra parte Pier Antoni, Maggiotto aspetta la ricezione di Giacomini, adesso Maggiotto va a commettere fallo in attacco su Filippo Centanni. Stavolta non è d'accordo Foglietti. 5-20. Alla fine del derby. 5-20, ancora meno 4 palle in mano. Maddaloni sotto ancora per Baldoni contro Maggiotto, ancora la sfida, il raddoppio di Ricci. Maddaloni fuori, linea di fondo, chiuso da Maggiotto nel cuore per Polonara. E ancora il timbro di Valerio Polonara sul meno 2 per Ancona. Si accendono anche i tifosi locali. Giacomini appoggia e va a realizzare. Canestro molto bello e molto importante, perché strappa dalle mani dei padroni di casa quell'inerzia che avevano preso con il canestro di Polonara. Fallo lontano dalla palla, ancora di Maggiotto, che sta facendo collezione di falli in questo finale di partita. È arrivato a quota 3 e adesso ci sono i liberi per Baldoni con Senigallia, che è arrivata al bonus. Liberi per Baldoni, realizza il primo. Il capitano Lorenzo Baldoni, 2-2. Ancona meno 2, 4 minuti e 33 alla fine della contesa. Giacomini riceve Ricci, Pier Antoni lontano da canestro, la pressione di Polonara. Giacomini per Ricci, sotto per Pier Antoni, fallo di Valerio Polonara. Secondo fallo per Baldoni, che intercetta il pallone sulla rimessa, corre in contropiede Ancona, Simone Centanni realizza il canestro del pareggio a quota 64, 4 minuti e 07, alla fine si alzano i decibel al Palaprometeo. Maggiotto per Giacomini, difesa anconetana adesso che è attenta, ancora Maggiotto, 3 secondi per tirare, Maggiotto sulla sirena, un canestro da urlo da parte di Andrea Maggiotto, che va a riportare Senigallia avanti di 3, 64-67, Baldoni fuori, Maddaloni, si alza Maddaloni, centrale da 3 punti, sbaglia il rimbalzo, c'è il fallo fischiato a Baldoni che spinge Maggiotto. Terzo fallo per Lorenzo Baldoni, di nuovo cambio per Foglietti, che rimette in mischia Giacomo Gurini, in panchina Matteo Ricci. ...3:26 alla fine, inizia a pesare sempre più
ogni possesso. Gurini, Giampieri contro Simone Centanni, l'uscita di Maggiotto, la chiusura di Maddaloni, Maggiotto in palleggio, tiro cadendo all'indietro e sta venendo fuori la classe di Andrea Maggiotto. 5 punti veramente incredibili. Simone Centanni prende il palo dall'angolo, 2.46, Ancona che era a parità, allora è a meno 5, 6-4, 6-9. Giampieri contro Filippo Centanni, ancora Maggiotto, ancora contro Maddaloni, stavolta sbaglia, sarebbe stato veramente l'ennesimo jolly di questo scampolo di partita. Simone Centanni, il blocco di Polonara, ancora Simone, arresto tiro di Simone Centanni, realizza, va a realizzare. Ora le individualità stanno facendo la differenza, da una parte Maggiotto, dall'altra Centanni, fallo di Filippo Centanni. Secondo per Filippo Centanni, anche Ancona è in bonus. Meno 3 per la formazione dorica, con i liberi di Marco Giacomini, dopo i quali ci saranno ancora 2 minuti e 06 secondi per chiudere la gara. Giacomini realizza il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Baldoni. 66-70 Ancona e c'è Baldoni che prova la caviglia. Si riprende con la Luciana Mosconi, che aveva raggiunto la squadra senegalese, ma poi Maggiotto ha trovato dei autentici jolly. Fallo in attacco da parte di Simone Centanni su Maggiotto, terzo fallo di Simone Centanni, ma quello che più importa è la palla persa in attacco, l'occasione perduta da parte della formazione anconetana. Rimangono 4 i punti di vantaggio della Golden Gas, che ora palla in mano, 1.48 alla fine. Pierantoni ancora contro Polonara, Maddaloni che va su Maggiotto, Giacomini, 10 secondi per finire l'azione, Giacomini ancora, il taglio di Gurini e la chiusura di Polonara. Centanni non ci pensa, va da 3 punti, sbaglia, rimbalzo catturato ancora da Centanni. Rientra ora Polonara, colpito nella precedente azione. Maddaloni, Baldoni, si alza da 3 punti, Baldoni sbaglia, rimbalzo di Polonara che va a subire fallo di Gurini. Lunetta per Polonara, time out però di Foglietti, 66 Ancona, 70 Senigallia, 1.11 alla fine del match. Rientra in campo dopo il time out, 4 punti
di vantaggio della Golden Gas Senigallia sulla Luciano Mosconi Ancona, che ora ha due tiri liberi per Valerio Polonara. Sbaglia il primo Polonara, il secondo per accorciare, sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Baldoni, Centanni da tre punti, cortissimo, rimbalzo di Pierantoni, scivolano Pierantoni e Baldoni. Gli errori di Ancona portano all'ultimo minuto con Senigallia avanti di 4. Giacomini, Maggiotto, il blocco di Pierantoni, ancora Maggiotto, resta, danza sul perno, si alza, sbaglia, rimbalzo di Polonara, il fallo è di Pierantoni che spinge Baldoni e deve lasciare anche lui il campo. Quinto fallo di Pierantoni, rientra Morgillo. '66-70, ultimi 43 secondi. Linea della carità per Baldoni. Poi ci saranno 43 secondi per finire il derby. Realizza il primo Baldoni. Ancona meno 3. Secondo libero per il capitano. Realizza anche il secondo. 68 Ancona, 70 Senigallia, 42 secondi alla fine. Giampieri in palleggio, lo ferma Maggiotto, schema corna, adesso è lui il regista, va Morgillo per il blocco, opta per la soluzione individuale, il possesso è sporcato da Polonara, buona difesa anconetana con la penetrazione di Maggiotto controllata dalla retroguardia dorica. 26 secondi alla fine, 8 per chiudere l'azione. Giampieri si incarica della rimessa dal fondo per Gurini, che va a realizzare il canestro del più 4. 23 secondi, Giacomo Gurini. Baldoni, spalla canestro, raddoppiato, il taglio di Polonara, realizza. 70-72, il cronometro fermato da Maddaloni. Quarto fallo di Maddaloni, 13 secondi. Liberi per Maggiotto. Dal sapore di match point. Sbaglia il primo. Non è finita, 70-72, 13 secondi, sbaglia anche il secondo, il rimbalzo è di Polonara, Simone Centanni, incaricato del pallone, 7 secondi per chiudere, Simone Centanni si alza da 3 punti, sbaglia, il rimbalzo è controllato da Polonara, Simone Centanni ha fallito la tripla della vittoria, non è finita, 2 secondi alla fine. Rimessa per la Luciana Mosconi, un finale davvero incredibile del derby. Ancora Simone Centanni da 3 punti, realizza! Realizza! La messa Simone Centanni! La messa Simone Centanni a 16 centesimi dalla fine della partita. Simone Centanni l'aveva sbagliata una volta, non l'ha sbagliata un'altra volta. E la tripla del sorpasso, 73-72, il timeout di Foglietti. Ci sono 16 centesimi di secondo per chiudere una partita veramente da infarto. Incredibile davvero, una Luciana Mosconi che è stata in affanno, possiamo dirlo chiaramente, ha tirato fuori il jolly di Simone Centanni. Non è finita, non è finita, 16 centesimi, può succedere ancora di tutto. Tutti i piedi al palaparametro est Liano Rossini per questo finale davvero incredibile. Rimessa per Giacomini,
ci sarà il tempo soltanto per lanciare la palla in aria e sperare in un tocco. Giacomini sulla rimessa, rimessa per la Golden Gas. Giacomini lancia la preghiera in aria, è finita qua, è finita qua, è finita qua, la Golden Gas è battuta, la Luciana Mosconi si porta a casa un derby incredibile, 73-72 per la Luciana Mosconi, che raccoglie davvero una vittoria incredibile sul filo di lana. È tutto dal palaprometro Estadiano Rossini, contenti di aver commentato un derby incredibile.